Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Qualcuno di voi mi aveva chiesto di portare nuovamente Pine e perché non farlo proprio nel momento in cui sto per scoprire un'altra città. Mi ha incuriosito molto come struttura e ho detto non vado a vedere che cos'è, ma faccio un video che non durerà tantissimo, credo, ma è giusto per andare avanti un pochino. Silma, ad esempio, mi ha detto che i combattimenti sono molto difficili. Il gioco, allora, abbiamo confermato, non è un capolavoro, ma perché è un indie ed è sviluppato da poche persone. Ed essendo appunto sviluppato da poche persone, non è un capolavoro, ma è sorprendente. Questo è senz'altro un dato di fatto. La storia non è iniziata, diciamo, nel migliore dei modi. In questo caso lo diceva Ocean Caster e sono pienamente d'accordo, perché ovviamente è un non so che di già visto. Vediamo un attimino adesso di andare a vedere. Tra l'altro ci sono anche i combattimenti tra le varie fazioni di gioco. Quindi noi adesso siamo arrivati qua. Mi è stato detto dagli obiettivi di andare... Dice, il capo di quel villaggio ha detto chiaramente che cercare di fuggire nei villaggi di Albamare sarà del tutto impossibile. Però Grob, che è il tizio, praticamente, vi spiego, abbiamo parlato con quel mammut enorme che ci ha mandato in una torre di osservazione. Sono andato alla torre di osservazione, ho trovato ricette, ho trovato equipaggiamento, che poi adesso andiamo a vedere. E mi hanno detto che... praticamente mi hanno detto che c'è una pozione del potere che è in grado di convincere i capi dei villaggi anche quando la reputazione non ce lo consente. Vabbè, siamo arrivati qua, insomma, stavo cercando di capire, ma avevo trovato dell'equipaggiamento tipo questi, che sono, cosa sono, skinieri? Di vedere come si chiamano, skinieri, sì, infatti, diciamo che Oblivion, Docet, equipaggio anche questo, siamo ben equipaggiati. Ho trovato anche un arco, ma l'arco purtroppo non ha le frecce illimitate. Allora, andiamo verso questo villaggio. L'entrata è presumibilmente lì, ma volevo prima di tutto farvi vedere come questo villaggio si vede dall'alto, perché è veramente figo. Vediamo se riusciamo a salire. Siamo ovviamente adesso, come si può notare, in un bioma innevato. E la città mi ha colpito molto perché è veramente particolare. Vediamo se ce la facciamo adesso a salire. Poi andremo a vedere. Però è giusto per capire, perché è una cosa che io nei giochi apprezzo molto. Tra l'altro mi ha ricordato veramente tanto gli anni, più di 10 anni fa, in cui giocavo a World of Warcraft e arrivavo a Dunmorg, la città di Ironforge, di Forge Ardente oggi. E la neve, la grafica, ecco, più che altro. Guardate che bello, che spettacolo. Non ho ancora ben capito se questa è una cripta o cosa. Comunque adesso la andiamo a vedere, perché il gioco poi ci ha dato diversi obiettivi. Guardate quanto sono lontani. Sto mettendo, vedete, uno qua, uno là. Uno l'abbiamo già esplorato qui. Non è enorme la mappa, però è bella grande, devo dire. Ok, qua abbiamo l'entrata, vediamo se riusciamo ad arrivarci senza sfracellarci al suolo. E vediamo che cosa si cela qui all'interno. Oh cacchio. Puoi bere la pozione per incrementare momentaneamente le tue prestazioni in determinate aree. Scusate, ma se io bevessi la pozione del potere. Adesso vediamo. Dov'è la pozione del potere? Sacca, eccola qua. Non ce l'ho la pozione del potere. Allora, vediamo. Equipaggiamento, glossario, fabbricazione, pozione del potere. Coscia di Blaker. Direi che non è una gran scelta questa. Vabbè, intanto proviamo il combattimento e vediamo come va. Ti
maledetto si sta riparando, però forse no, per poco non ce l'abbiamo fatta. Niente, dobbiamo fabbricarci la pozione del potere, che ci darà un buff temporaneo per poter entrare, presumibilmente. Dobbiamo capire che cos'è il Blicker, quindi useremo anche il glossario del gioco e capiremo dove ottenere una coscia di Blicker, in modo da... Allora, Blicker... Ok, sono quei cosi elettrici, perfetto. Quindi lì abbiamo i Blicker, ne cerchiamo uno... magari qua nella foresta, insomma. Dobbiamo ottenere due cosce di Blicker e ci fabbrichiamo subito la pozione del potere, quindi proviamo a entrare con quella. Io poi non so che cosa mi accadrà nel momento in cui l'effetto svanirà. Comunque, finocchio montano, prendiamo il finocchio. Allora, eccolo lì, sono tre, porca bestia. Sarebbe carino farne uno solo. Ta 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 ta. È uscito. Porca c'è la miseriaccia. Mi scusi, perdoni, non si in alberi che io adesso mangio. No, non ce la facciamo. Dobbiamo tornare indietro. Tornare indietro e capire adesso se possiamo fare una pozione di cura. Ho trovato anche le pozioni delle chiavi, con la chiavi grafite e il traspaveto, vabbè, insomma, adesso. L'importante è che ne seminiamo due. Dai che forse ce la facciamo. Ancora un colpo. Ok. Prendi. Abbiamo preso quello che serviva, sì, presumibilmente credo di sì, perché lui è morto. Adesso voglio dare un'occhiata alle ricette, se lo possiamo fare. Coscia di Blicker, no, non abbiamo coscia di Blicker, mannaggia. Adesso, quello lì è quasi morto, quindi proviamo a fargli la pelle. Che botta che ci ha dato. Uno, ancora uno, ok. Eccola lì, dobbiamo prenderla. Ok, materiale preso. Quante ne abbiamo? Tac. Fabbricazione. No, non abbiamo preso niente. Essenza di Crocker. Ma non sono i Blicker questi allora? Ma... No, vabbè, a parte che sono morto, ma va bene. Blicker... Non lo so. Ok, sono morto innumerevoli volte, però sono riuscito a prendere una coscia. Adesso cerco di prendere l'altra, uccidendo il tizio qui, con la super mossa, cercando di non farmi uccidere. Forse... Ok, perfetto. Coscia di Blicker presa. E l'altro dorme ancora, quindi magari cerco di titelare. Ho due cosce, quindi ho tutto quello che mi serve. E vado a creare... la pozione del potere. Questa, vabbè, è un messaggio in inglese, ma chi è quello? Mi perdoni? Mi scusi? Vorrei soltanto bere la pozione del potere ed essere lasciato in pace. Adesso provo a correre e vediamo se posso entrare, perché quello sicuramente è un... Bisogna calcolare anche una cosa, che le varie fazioni entrano in lotta tra loro e vanno in campo aperto e si sfidano, quindi noi possiamo o schierarci o osservare. Allora, beviamo, no, la pozione del potere, provo a portare la pozione del potere per convincere il capo tribù della cripta. Allora, scusami, ma se io, ok, l'ho bevuto. Ho il potere, quindi ti convincerò, capo tribù della cripta. Ah no, interagisci. Ok. Che è successo? Non posso. Ho buggato il gioco.
Perché scompaiono tutti? Perché ho attaccato il capo tribù? No. Boh, proviamo a uscire. Ok, qua abbiamo il tavolo per fare la donazione. Ok, quelle, le fauci lì sono... Io gli dono tutto, ma... Ok, sono neutrali adesso, quindi non ho più neanche bisogno della... Salve. Ah, ok, non mi fila proprio. Salve. Ok, gli ho fatto donazioni. Non so il capo tribù adesso che fine ha fatto. Bene, bene. Ah, ok, questo qua probabilmente è un bug. Abbiamo scoperto un altro. Tangugero questa pozione del potere come farebbe un l'alpafante al vigile dell'alpa. Ma io sono Ue, non sei solo, eh. Nessuno di noi ha intenzione di ospitare gente in questi tempi incerti. Ok, non ospiteranno perché, come sapete, non possiamo, dobbiamo trasferire il nostro popolo. E loro hanno detto già di no. Allora gli stiamo chiedendo, come ci hanno detto, di andare da loro e chiedergli l'accesso alla cripta. Non dire assurdità, nessuno può entrare nella cripta. Inoltre abbiamo già abbastanza difficoltà per sostentare la nostra tribù. Quindi a meno che tu non possa in qualche modo magicamente facilitare la gestione del villaggio e aiutarci a mantenere la nostra posizione, tu e nessun altro potete entrare nella cripta. C'è un cancello di fronte alla cripta, non vogliono farmi entrare. Forse Suddy sa cosa fare? L'andrò a cercare al centro dell'isola. Tante avventure ti aspettano, scegli se seguire o no la missione. Ok, perfetto. Allora, praticamente qua abbiamo un'altra panoramica. Vedete, hanno tanta popolazione, poco cibo, poco materiale. E la cripta è lì sotto. Perfetto. Di qua, andiamo a vedere, c'è un'altra uscita magari. Salve. Allora, abbiamo sperimentato una cosa. Abbiamo sperimentato che le razze... Vabbè, a parte il baghettino che ho attaccato il capovillaggio, generalmente non dovrei poterlo fare. O se sono in guerra sì, e mettere sotto sopra l'accampamento. Però, insomma... bevendo la pozione posso combattere più forte, o più semplicemente donando oggetti li ho fatti diventare neutrali, quindi mi hanno lasciato entrare, ho potuto parlare, però non, ovviamente dovrò dargli una mano, donargli di più per avere l'accesso. Guardate che bello questo ambiente qua. Comunque no, volevo prendere la mappa perché volevo andare a... no, non lì e neanche qui. Dicevo di andare alla casa di Soddy, che non so dove sia. Forte della Tana, trasferisciti qui. Se avessimo i kit di trasferimento potremmo farlo. Voglio andare a vedere gli obiettivi. Passaparola è al centro di Alba Mare. Ok, io non voglio più seguire questa. Voglio seguire solo passaparola. Passaparola è là. Ok, allora dobbiamo andare in quella direzione seguendo sempre il... Sto guardando il gioco con gli occhi di un bambino, nel senso che guardi anche bello, guardi anche bello. Il mondo è molto bello, poi sicuramente, ecco, avesse avuto magari una profondità alla Dragon Age, a livello di background, di ambientazione, sarebbe stato il top. Però non è assolutamente male, perché comunque ci sono luoghi con il proprio nome, i propri misteri. Abbiamo trovato altre cose, quindi qua possiamo craftare. Però è tutto messo sotto una meccanica semplice ed efficace. Il fatto che comunque con gli oggetti craftate la roba, non è che dovete fare il tavolo, cercare il tavolo, fare, che poi per certi aspetti è anche scomodo. E penso ad esempio a un Gridfall, che è un po' più complicato, no, anche quello non è che abbia un grandissimo background, però è un pochino più complicato. Questo è già un pochino più...
tra virgolette ignorante, perché non ci sta male il discorso ignorante in una cosa del genere, perché comunque si esplora, si vedono bei posti, ci sono missioni da fare che sono comunque semplici. Non è sicuramente il gioco per tutti, ma è sicuramente un gioco che ha due vantaggi. Il primo è essere in italiano, il secondo costare meno di 20 euro. Quindi, adesso stiamo andando anche abbastanza spediti. Recupero un po' di roba perché comunque, metti caso, devo fare una donazione. Magari andiamo a vedere un'altra fazione. Buongiorno, eh. Entrando in stato di blocco, col tasto destro del mouse potrai parare l'attacco. Ok, sabubolo. Ok. Ma sto qua ce l'ha con me? Cioè, devo donare anche a sta gente? Probabilmente sì. Però fammi recuperare un po' di roba perché. Questi sono. No, questi qua no, ce l'avevo già d'accordo. Ah no, sono probabilmente questi qua. Gli altri sono tutti neutrali. Questi sono i primi con cui avevo parlato. Che però, vabbè, l'amicizia sta scendendo, perché siamo quasi lì lì per lo stile. Però. Allora, ok, continuo a premere ESC pensando di uscire dalla mappa, in realtà non si esce. Carino questo posto. Tanto vediamo, siamo qua, nuovo posto per noi. E la casa di Suddy. Ah, è lui? Suddy, bisogna di aiuto. Senti, senti. Innanzitutto non sono Suddy, ma Ovesti. C'è anche Nordi, magari. Il fratello molto più attivo, meno puzzolente di Suddy. In secondo luogo, chi sei tu che hai bisogno di qualcosa che questo strano aspetto? Mi chiamo Mu e vengo da. Ah, con la storia era molto originale, devo entrare in cripta. Ah, non perdi tempo. Il villaggio di fronte non mi fa entrare. Temo di dover ospitare la mia tribù, ma sono troppo piccoli. Difficile, forse piano giusto. Ecco cosa faremo. Io e i miei fratelli vorremmo migliorare il commercio in questa zona, ma tutti i villaggi sono troppo piccoli e inefficienti per fare affari seri. Così abbiamo studiato un piano di efficienza che espanderà il loro villaggio e migliorerà la fabbricazione della natura, aiutandoli così te li farai amici. Due piropteri con una fava. Come facciamo? Sono necessari alcuni ingredienti, simboli del ruolo. Che cosa sarebbero? Sarebbero distintivi indossati dagli abitanti dei villaggi ricevuti dai loro leader per svolgere lavori specifici nei loro programmi. Questo è il punto, dovrei sottrarli a quelli che fanno il loro lavoro. Al piano sopra della nostra casa troverai un paio di aggeggi che ti aiuteranno a farlo, oltre ad alcuni esempi di quei lavori. Trappola di scintille. Cioè, praticamente, da quello che ho capito, ci sono dei distintivi che dandoli a degli abitanti fanno dei lavori. A presto. Vabbè, interessante, cioè praticamente andiamo a gestire il villaggio dopo, cioè dirgli raccogliete queste merci, raccogliete quelle altre. Vabbè, comunque, interagisci. Costumi dei ruoli che hai menzionato. Guardie abbiano una tunica più resistente, mentre il raccoglitore hanno cesti vuoti. Il cesto del mercante è molto più pieno. Allora, ok, eccolo qua. Gli effetti possono cambiare il comportamento dei villaggi abitanti per un certo periodo. Possono aiutare o sabotare insediamenti nella loro lotta per la sopravvivenza. Questi oggetti diventano attivi appena vengono inseriti nell'inventario del villaggio tramite scambi o donazioni. Ah, ok. Interessante. Quindi, filo a inciampo esplosivo idea. Ok, possiamo fare una trappola. E qua invece? Ah, possiamo accendere e spegnere la candela, ok. Quindi, io sono al secondo piano. Trappola scintille, idea. Porta a raccogliere i simboli raccolti. Ah, ok. Li abbiamo già raccolti. No. Raccogli e porta i simboli. Ho capito, ma non questi allora, immagino. Dobbiamo andare a prenderli da un altro posto. Adesso vediamo dove ci manda. Non capisco. Accogli. Ok, ma. Ok,
Scusate, ma io dove li vado a prendere? Fabbricazione, pantalone della pineta, frecce appuntite. Ah, possiamo fare anche le frecce. Morbistoffo, cordone, ok. Filo e inciampo, trappola e scintille. Sì, ho capito, ma non me li fai prendere però i vestiti qui. Cioè, non c'è modo di fregarli da qui. Vediamo un attimo se mi dice qualcosina in più. Raccoglie, porta i simboli del ruolo. Scusate, ma obiettivi no, fabbricazione, voglio vedere che cosa serve per fare queste cose qui. Cordone, lo possiamo fare. No, non perché non abbiamo niente. La pietra lisce ce l'ho, il legno, ma no, dobbiamo fare il legno. Cioè, non capisco che cosa devo fare adesso. Perché mi ha dato delle trappole, ma non capisco dove devo metterle. Ok, qua abbiamo la donazione di quelli là, ok. Miei amici. Bene, ragazzi, allora abbiamo approfondito un pochino il discorso di Pine per quanto riguarda i villaggi. Abbiamo scoperto che è possibile poi donare degli oggetti che possono andare radicalmente a cambiare il modo di agire di un villaggio a livello di raccolta materiale, a livello di economia. È una cosa incredibile. Anche il fatto che mi diceva Argonaut che è possibile, ed è scritto anche sulla pagina Steam, tra l'altro, poi io non l'avevo visto, che qualora noi andassimo a uccidere una razza, insomma, di animale, questa magari o si estingue o si sposta in altri luoghi, in altri habitat. Allora, io intanto ho ucciso lui. Tu potresti però intanto donarmi quel bellissimo sacco. Mannaggia, 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 mannaggia. Ok. Ah no, aveva le due barre, ok. Bevi la pozione, grazie. Ok, adesso sono fortissimo. Mannaggia, mannaggia. Ok, pietra liscia, pignotta, pietra liscia, spustallo, simbolo dell'accoglitore. Ah, ok. Ho preso un simbolo dell'accoglitore, cioè praticamente ho uno di quelli che mi vengono richiesti. Quindi a questo punto la missione mi porterà a raccogliere due simboli dell'accoglitore, uno di guardia e uno di mercante. Li donerò tutti a quella razza là, quella razza, quel villaggio. E quel villaggio diventerà molto più bravo perché in pratica gli serviva difesa, gli serviva cibo e gli serviva anche un mercante in grado di farli guadagnare, quindi stravolgere la loro economia. Una volta che abbiamo raccolto tutte queste cose, potremo, adesso scusate, vado a prendere altra cosa, magari riesco a mangiare il grano così recupero un po' di vita. Diventeranno nostri amici e ci lasceranno entrare nella cripta. Allora, abbiamo visto dei nuovi aspetti di questo gioco. Fatemi sapere se volete un altro episodio ancora per vedere com'è effettivamente una cripta. Fatemi sapere, ragazzi. Alla prossima, ciao ciao.